a tutti, siamo qui davanti alla Bug Star, non a caso perché è una serie di cristalli Swarovski attaccati uno a uno su un maggiolino. Siamo allo street show di Quattro Ruote per NeuroTV e seguite le nostre dirette sia sulla pagina Facebook di NeuroTV sia sulla pagina di YouTube su cui potete iscrivervi e troverete tutti i nostri filmati. Tra l'altro volevo soltanto far vedere quanto brilla quest'auto, che è un pochino il sogno di tutti i bimbi. Tra l'altro è realizzata da un papà su ispirazione della propria bambina, quindi qualcosa di particolare. Ciao. È la seconda edizione, l'anno scorso la prefettura ci ha indicato, quindi sono numeri veri, 220-250 mila presenze. Quest'anno è sicuramente in crescendo, il tempo ci ha graziato, ci sono 50 partners, ma non solo del mondo dell'auto, ci sono anche le moto. E poi soprattutto c'è l'heritage, perché ci sono delle macchine veramente molto rare e poterle vedere di solito è un valore aggiunto, un pregio che hanno poche persone, che possono entrare in collezioni privatissime o partecipare ad eventi molto esclusivi. Pensiamo al concorso d'eleganza di Villa d'Este. Bene, qua ci sono degli oggetti dal valore inestimabile e sono venuti in piazza, o meglio nel corso, sono venuti dove c'è la gente. Si possono vedere, non toccare ovviamente, ma si arriva vicini. Quindi questa è una cosa molto importante, conoscere le proprie radici per poter capire meglio il presente. Tutto questo lo dà Quattro Ruote, grazie a Street Show, che è rivolto veramente a tutti, per tutto il giorno in corso Buenos Aires. Sempre qui dallo Street Show di Quattro Ruote, siamo nello stand di Esercito Italiano, che per l'occasione ha portato una splendida auto Alfa Romeo con cui hanno partecipato alle Mille Miglia. Buongiorno, tenente colonnello Saverio Cucinotta. Sì, l'Esercito Italiano quest'anno ha raccolto l'invito a partecipare a questa edizione dello Street Show, edizione che ci sta dando particolare successo di pubblico, non solo con il nostro mezzo che lei ha già ampiamente spiegato, un Alfa Romeo Zagato del 29 che ha partecipato a maggio alla Mille Miglia. Da questa parte abbiamo invece una Lancia Ardea del 1939 e anche questa macchina viene dal Museo della Motorizzazione dell'Esercito che è a Roma, all'interno della città militare della Cecchignola. Ma l'Esercito Italiano oggi non è presente solo con questi due mezzi storici di grande pregio, è presente anche con due automezzi tattici operativi che sono VTLM Lince, veicolo tattico leggero multiruolo, che vengono utilizzati dalla Forza Armata nei contesti operativi, nelle operazioni fuori area. Ne abbiamo due all'inizio della mostra, praticamente sono sul lato sinistro, e in questa particolare occasione dello Street Show abbiamo voluto assiemarli a un sistema che simula una guida di tipo operativo, quindi tutto il personale, i visitatori che sono già tantissimi vogliono approcciarsi e provare a guidare un automezzo del genere facendo finta, simulando che siano in un contesto operativo, lo possono fare grazie al simulatore che abbiamo montato contestualmente ai nostri mezzi operativi. Ciao Giulio Carello. Buongiorno, ciao. Io mi chiamo Giulio Carello e oggi ho portato allo Street Show di Quattro Ruote la nostra Trabant, un P601 del 1989. La macchina è stata acquistata in Trentino Alto Adige per un progetto nato per scherzo, nato quasi per caso. Alcuni mesi fa, insieme ad un amico, ho deciso di intraprendere un viaggio in quel di Budapest. E in quell'occasione abbiamo cominciato a sentire quel tipico odore di gas di scarico, rumore di ferraglia che a un appassionato di automobili può solamente emozionare. Eravamo sotto il Castello dei Pescatori di Budapest quando abbiamo visto appunto un raduno di Trabant. Sono rimasto estremamente sorpreso dal fatto che questa macchina esistesse ancora, che tanti ragazzi della mia età fossero molto appassionati, è una macchina che ha fatto la storia di un intero paese. È stata un'emozione trovarci davanti a questo vero e proprio pezzo
pezzo di storia, anche con questo mio amico Francesco Piaretti abbiamo deciso di intraprendere un progetto che amiamo definire una sorta di stage innovativo, creando un vero e proprio progetto per ricordare e dedicare un viaggio al 30° anniversario della caduta del muro di Berlino. Abbiamo deciso di partire da Torino, la nostra città, dal Museo dell'Automobile di Torino che ci ha patrocinato, e grazie anche a tutta una serie di sponsor che potete vedere nelle fiancate della nostra vettura, abbiamo intrapreso un viaggio dedicando tappe a ciò che sono state città molto importanti per alcune vicende della Seconda Guerra Mondiale e alcune vicende dedicate proprio alla vettura di questa macchina, che è stata uno degli elementi più importanti in un evento storico importante come quello della caduta del muro di Berlino. Abbiamo creato un progetto che abbiamo nominato Trabantiamo, abbiamo creato questo nome unendo alla parola Trabant, marchio di questa vettura, il suffisso ti amo, proprio per sottolineare questo colpo di fulmine che abbiamo avuto con questo modello di Trabant. Bene, quindi comunque tu sulla carrozzeria hai voluto riportare quelli che sono anche gli sponsor che hanno creduto al progetto e che ti accompagnano in tutto quello che è la risoluzione, ma anche il fatto di poter partecipare a degli eventi e possono essere un fondo capace di dar vita e far continuare questa passione. Esattamente, proprio così. Ce n'è qualcuno in particolare di cui, vabbè, vedo il Museo dell'Auto di Torino. Vi è il Museo dell'Auto, Karshan, che è un'azienda che si dedica a un servizio di car detailing, visto la centrale, un'eccellenza torinese in ambito gastronomico presso la Nuvola Lavazza di Torino. Gino S.P.A. che si dedica, è uno dei più grandi dealer italiani per Mercedes, BMW e Aston Martin. Cagliero Pneumatici, un grande rivenditore di pneumatici. Alfa Motori, che sono i ragazzi che hanno preparato la vettura a livello meccanico, e il Pratocinio di Ruote Classiche, che appunto ha dedicato due pagine nel numero di settembre a quella che è stata la nostra avventura. Settembre di quest'anno, esatto. In Ruote Classiche c'è un pochino di storia anche di quello che Esattamente, si racconta un pochino quello che è stata la vicenda. Lo sponsor più romantico di tutti, probabilmente quello di nonna Olga, non è la macchina, nonna Olga, successivamente ha preso questo nome Olga. Mia nonna, una volta presa da sconforto per tutte le varie vicissitudini e trovare persone che potessero credere nel mio progetto e quindi farmi da sponsor, ha voluto partecipare a questa campagna di sponsor dedicandomi una piccola mancetta per poter sopravvivere in caso di emergenza. Ecco, da lì è nata l'idea di dedicare un logo a lei che abbiamo poi applicato appunto sopra la vettura. È una sorta di portafortuna, esatto, che ci ha accompagnato durante tutto il viaggio, e appunto da quando abbiamo applicato questo logo, il nome Olga ci è piaciuto moltissimo e abbiamo trovato super identificativo per quella che poteva essere la nostra compagna di viaggio, la nostra mascotte. Abbiamo una pagina Instagram, si chiama Trabantiamo, e lì potrete rivivere tutte quelle che sono state le nostre avventure, le nostre storie, raccontate attraverso scatti, immagini e qualche piccolo aneddoto, qualche racconto, ecco, giorno dopo giorno. Benissimo, allora vi seguiamo, vi faremo finire. Grazie mille, seguiteci. Teniamoci in contatto. Assolutamente. Futuri... Ce ne saranno molti, assolutamente. Continueremo a farvi vedere. Grazie mille. Ciao. Grazie.
Bene, siamo sempre qui allo street di Quattro Ruote, dove c'è il club delle 500 e ci facciamo raccontare un pochino da alcuni organizzatori che cosa sono venuti a portare, a farci vedere e che cosa significa essere socio di un club 500 oggi. Ciao! Ciao a tutti! Noi siamo rappresentanti del FIA 500 Club Italia, è il più grande club di modello dell'Europa e del mondo. Io sono il responsabile, il fiduciario della Lombardia, siamo ospiti del fiduciario di Milano Città, siamo qua con i 5 modelli caratteristici, 5 must della 500 in produzione, dal primo modello all'ultimo. È una bella giornata, siamo qua con tanta gente, tanti sorrisi e la 500 porta il sorriso. Sì, buongiorno, oggi abbiamo portato questo esemplare che è l'ultima vettura Fiat 500 prodotta dalla Fiat SPA, il telaio 5231518. È una macchina che è rimasta in famiglia dal 13 gennaio del 1976, quando mio padre la opzionò per fare un regalo a mia mamma, che rimane l'unica proprietaria storica di questa macchina. Una macchina sempre in famiglia, di cui oggi alla documentazione storica abbiamo trovato di articoli, oltre all'attestazione anche dell'FCA che la dichiara come ultimo telaio prodotto, raccontiamo la storia personale della nostra famiglia che se l'è, diciamo, goduta e curata come, insomma, si faceva ai tempi, quando la macchina veniva usata come seconda vettura del tempo. Passiamo a descrivere la prima, questa era l'ultima, andiamo a vedere la prima. Ecco, questa è la prima, non la primissima, ma la prima che è diventata, che è stato un successo, ed è la tipo N, che aveva dei particolari ancora che la rendevano un po' la macchina spartana, ma già aveva la possibilità di un minimo comfort. Questo è un modello del 58, se non mi sbaglio, e poi con, diciamo, arricchito di particolari aftermarket molto particolari, ed è tipico, è la portiera controvento che consentiva l'ingresso comodo, agevole, ma che creava problemi, perché se per caso rimaneva un pochettino aperto e si partiva, la portiera andava. E poi da questa si è passati alla D, modello successivo. Ah, particolare molto simpatico è la possibilità di farla diventare una cabriolet, praticamente. Tutto è in plein air, sì. E questa valigetta, vabbè, d'altronde il bagagliaio no, era quello che era, da qualche parte bisognava mettere, per forza. Da questa N si è passati poi alla D, un'evoluzione un pochettino più confortevole rispetto alla N, il tetto è diventato, diciamo, più piccolo, trasformabile ancora per mantenere un legame con il modello precedente, sempre le porte controvento. E questa classica maniglia che... Ah sì, sì, proviamo a aprirla. In realtà se la ricordano comunque i modelli, buongiorno. Ecco, questo è il proprietario, sì, orgoglioso proprietario. Scusi il disordine. Ma è questo, perché è vissuta. Bisogna viverla. E allora, visto il considerato, la faccio vedere un po' strappata, perché la faccio vedere... Beh. Allora, macchina e conducente lui 50 anni fa. Beh, soltanto ieri, diciamo. Sì. I baffi non c'erano. Sì, i baffi, la differenza di baffi. Buona giornata, grazie. Poi dalla D si passa alla con. E questo comunque tutto grazie agli appassionati che hanno mantenuto in vita, certo, i modelli storici, certo, hanno avuto la capacità, certo, comunque di, certo, mantenere il tutto.
Ecco, dalla D si passa alla F, allora le porte cambiano, diventano meno agevoli per salire, ma molto più efficaci e sicure. Lo ha imposto il codice stradale, per cui era obbligatorio avere, ecco, la sicurezza della... Con la L si aggiungono particolari più sfiziosi. L sta per modello lusso, e allora si ha questa aggiunta di questi rosti, queste protezioni ulteriori per arricchirla. Poi una cosa importante, l'interno in moquette, il cruscotto rivestito in vinile, e cosa assolutamente comoda per quegli anni, arrivano finalmente i sedili ribaltabili, che potevano avere il loro perché. Poi sì, tasche, taschine, sostanzialmente la macchina però è sempre la stessa. Motore essenziale, perfetto, in questo caso è assolutamente bellissimo anche da vedere, pulitissimo, eccetera, maniacalmente tenuto, però bello, semplice, bello. E poi arriviamo alla R, che abbiamo già descritto, e la vicenda chiude nel 74, credo, con l'ultimo modello in produzione, con l'ultima macchina della linea di produzione di Termini Imerese. Dopo questa non ne hanno più fatta neanche una. E in particolare si può notare questo punto, dove il personale della Fiat di Termini Imerese, quale tributo, ha stampigliato a mano con dei bulini il numero di telaio e di motore dell'ultima macchina. Dopodiché hanno spento, tirato giù l'interruttore. Bene, siamo sempre qua in Corso Buenos Aires, nello stand di Gate 32. Ciao, buongiorno a te. Mi racconti un pochino quello che hai portato quest'oggi come modelli qui in esposizione per lo street? Siamo in questa manifestazione che mi sembra molto bella, l'avevo già vista secondo anno, l'avevo già vista da turista, e adesso sono qui a presentare queste cose. Sì, le nuove motociclette elettriche a Livewire, che credo, penso di poter dire che sia la prima volta che si è esposta, sì, in un evento, ok? E insieme alle due elettriche abbiamo portato un classico, la 48 Special, che è una delle moto più vendute e amate dai ragazzi, anche dai ragazzi giovani. Poi abbiamo una Fat Bob 114, una moto, una delle più sportive del nostro marchio. E invece qua abbiamo una Sport Glide, che è una motocicletta un pochettino più classica ma molto intelligente, è una piccola touring con due borse rigide, il cupolino che si può togliere facilmente, insomma sono due moto in una, molto intelligente, piace anche questa. Certo, noi siamo in Viale Certosa 253, abbiamo la concessionaria lì con Cristiana Biati, che è uno mio socio, con Nicola Papa, responsabile, socio dell'officina. E niente, abbiamo certo merchandising, abbigliamento, accessori, customizzazione, tutto quello che è inerente al nostro mondo. Benissimo, ti ringrazio molto. Grazie a voi, grazie. Grazie. Ciao. Grazie. Bene, continuiamo nella zona gialla con una pista, un po' di divertimento. Wow, è proprio una postazione DJ. Esatto, postazione radiofonica. Radiofonica, si chiama Rocket Fish. Io sono Andy Fisher, faccio musica, propongo musica anni 50, legata all'epoca e all'era del rock and roll. La macchina è del 59, è una De Soto. E questa è una Levante del 1962. Che producevano a Padova, è stata completamente restaurata
e all'interno ho messo una console da DJ. È eccezionale, ma a parte che è una finezza. Grazie. C'è un abbinamento di colori veramente strepitoso. Poi vabbè, l'auto è quello che è, quindi parla da sola, non ha bisogno di presentazione. Però direi che con questa dietro è uno spettacolo. Rocket Fish, è il mio razzetto. Rocket Fish, ora inquadriamo un attimino il tuo logo. Grazie. Tu trasmetti su una frequenza? Io faccio semplicemente dei festival, delle serate legate al rock and roll. Ho partecipato al festival Summer Jamboree di Senigallia, al Vintage Roots di Inzago, e io arrivo da Sarmato, in provincia di Piacenza, dove c'è un festival che si chiama San Rock. È un festival che sta crescendo, è sempre dedicato al rock and roll, quindi io mi dedico alla passione che ormai è diventato un lavoro quasi. Musica e auto sono comunque musica e auto eccezionale. Esattamente, sì. E oggi è un grande onore, un grande piacere per me poter fare un'esibizione qua, quindi sarà tutta da gustare questa magnifica giornata. Certamente, allora a presto e vi aspetto qua più tardi. Bene, ok, ciao. Ciao, grazie, rock and roll, ciao. E siamo anche arrivati allo stand di Mille Miglia Green, ora ci facciamo spiegare un attimino quello che è la peculiarità di questa gara. Ciao! Allora, quest'anno c'è la prima edizione di Mille Miglia Green, perché le macchine che gareggeranno saranno le macchine elettriche o ibride appunto, e partono sempre da Brescia fino a Lainate. E poi c'è anche l'altro evento, che è quello della Coppa delle Alpi, invece, che saranno le macchine storiche. E poi ci saranno anche, c'è anche l'evento Warm Up USA, che è quindi negli Stati Uniti, esatto. Quindi comunque il primo anno di questo green, visto che c'è questa tendenza alla mobilità consapevole, anche Mille Miglia si è adeguata a fare una competizione per quanto riguarda la parte elettrica. Esatto. Bene. Ok, ti ringrazio molto. A lei, arrivederci. Intanto. Allora, sempre qui dal street show di Quattro Ruote, siamo nello stand del club dei Maggiolini MKC Italia e ci facciamo presentare un attimino tutto quello che è il
il club, le persone che ne fanno parte, che cosa hanno portato, perché veramente hanno dei pezzi particolarissimi. Ciao! Ciao! Siamo di MKC Italia, un club nato nel 1990 con oltre 5.000 iscritti. Siamo qui in Corso Buenos Aires allo street show di quattro ruote, portando macchine protagoniste dei film. Abbiamo l'Herbie, Maggiolino tutto matto, abbiamo il Bumblebee, uscito l'anno scorso lo spin-off dei Transformer, abbiamo la Dune Baggy di Altrimenti ci arrabbiamo, abbiamo Fillmore, il pulmino di Cars e tanto altro che potete vedere grazie alle vostre immagini. Andiamo a fare un giro. Allora, qui abbiamo la Dune Buggy, è una delle due presenti in Italia originali, proprio quella del film. Qua c'è il dettaglio, esatto, 1972. Passa dentro. Esatto, puoi entrare. È ancora da finire, ma è quasi pronta per essere messa su strada. Mancano proprio ultimi dettagli e il proprietario, che si chiama Enrico Grandi, sta lavorando alacremente a questo. Questo è il famoso protagonista, uno dei protagonisti di Cars. E qui abbiamo il proprietario, Andrea. Eccomi, vabbè, Fillmore, questo qua è il classico pulmino Volkswagen, tipo 2, type 1, questa è la corretta definizione, è del 61, immatricolato del 64 questo, e niente, è una macchina che in questo momento ha una grossa richiesta, diciamo che c'è un pochettino di mania verso questi mezzi. Ecco, allora abbiamo la Sandrail, questa non è protagonista di film, ma è una trasformazione molto famosa negli anni 70 in America, proprio per muoversi sui terreni sabbiosi. Il motore è Maggiolino e quindi l'abbiamo invitata per quello, perché comunque fa parte sempre della famiglia. Infine abbiamo quest'ultimo gioiello, che è la Baia Bug. Anno di produzione 1970 ed è un esemplare modificato in vetro resina, restaurato integralmente. Un ottimo lavoro, sì, esatto. Allora seguite il club MKC del Maggiolino. Ok, grazie. Ciao, buona giornata. Altrettanto. Siamo sempre qui dallo street show di quattro ruote e abbiamo trovato qualcosa di particolare dal team nervoso e ci facciamo raccontare da lui che cosa ha portato, tra l'altro lo sentiamo. E noi siamo il team nervoso, siamo un'azienda, organizziamo eventi, manifestazioni, spettacoli, matrimoni, cerimonie. E abbiamo la sede in Puglia, nel Salento. Abbiamo portato oggi Supercar e la DeLorean di Ritorno al Futuro. Abbiamo anche altre svariate auto, la Toretto Car di Fast and Furious, il General Lee di Hazard e tante altre ancora. Quindi ci muoviamo. Fate anche degli eventi sulla zona in tutta Italia? Sì, siamo stati in Slovenia a novembre dell'anno scorso, quindi andiamo parecchio fuori. Mi parlavi anche di attività di stuntman. Sì. Io sono uno stuntman professionista e ho partecipato in svariati film e dall'anno scorso ho fatto anche un film come protagonista, che è Il Fantasma della Mala, che uscirà a ottobre di quest'anno. Ah, bene, bene. E com'è nata questa passione per le auto dei film? È nata come per tutti da piccolo, sogni di avere supercar, il generale, e poi ad un certo punto della tua vita cominci a spendere in una certa maniera in qualcosa, subito ti prendono in giro, però poi alla fine ti dicono guarda questo con questa macchina. Difatti, alla fine poi comunque sono auto particolarmente ricercate che comunque si fanno vedere, sono riconoscibili appunto per i telefilm e non si può non essere orgogliosi di possederle. Bene, allora ti ringrazio e alla prossima. Grazie a voi.